buona serata, buon mercoledì, questo mercoledì di campionato per la Serie D. Ovviamente l'Abruzzo del pallone non poteva non esserci, staremo insieme non un'ora e 30 minuti come di consueto, mezz'ora di meno, un'ora fino alle 20:30 per analizzare quanto è successo oggi a Rieti e al Castrum di Giulianova, con le tre squadre abruzzesi impegnate che vanno tutte a punti, punteggio pieno per il Notaresco che viola lo stadio del Rieti, e invece, come detto, al Castrum Giulianova e Vastese si dividono la posta, finisce 1-1. In quello che doveva essere l'altro scontro tutto abruzzese di giornata, Pineto Castelnuovo rinviato, e purtroppo le notizie che arrivano da Pineto ci parlano di ulteriori casi di positività all'interno del gruppo squadra. Adesso sono 10 e la situazione in casa Pineto si fa sempre più complicata, non a livello di classifica, ma per i tanti rinvii a cui è stata, a cui è costretta la formazione di Marco Pomante, che non esordirà neanche domenica contro il Vasto Girardi. Ovviamente spazio all'immagine, all'intervista alla Moviola, lo faremo insieme a voi qualora lo vogliate al 392-623-7060 e anche con gli ospiti che si alterneranno questa sera. Ovviamente in redazione vado a salutare, vi ha tenuto compagnia nel pomeriggio Andrea Costantini con Diretta Stadio. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te, e in studio, reduce proprio dalla gara del Castrum, Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Com'è stata la partita, bella, brutta? No, godibile, godibile la partita, agonisticamente ben giocata da tutte e due le squadre, pareggio giusto. Pareggio giusto, va bene. Tra poco cominceremo proprio con il tuo servizio, però adesso spazio ai numeri. Vediamo i risultati di quello che era la seconda giornata del girone di ritorno del girone F. Io vi ricordo, come di consueto, adesso leggeremo i risultati, poi quando vedremo la classifica, ovviamente tenete conto veramente dei tanti, tantissimi rinvii. Aprilia Castelfidardo 1-1, Atletico Porto Sant'Elpidio Vasto Girardi 0-3, Fiuggi Matese 0-1, Giulianova Vastese 1-1, Monte Giorgio Cinzia Albalonga 0-0, Campobasso che batte nettamente, sonoramente l'Agnonese nel derby tutto molisano 2-5, Recanatese Tolentino, gara sospesa per infortunio all'arbitro, che evidentemente quest'anno devono essere particolarmente sfortunati. Nel girone F ricorderete Notaresco Vastese di qualche settimana fa, il risultato era 1-0 in favore dei leopardiani sui cremisi, da lì si ripartirà, comunque vedremo quando, perché peraltro non bastava il Covid, non bastava la neve di 10 giorni fa, adesso anche gli infortuni, purtroppo non è una colpa di nessuno, ci mancherebbe, degli arbitri. Rieti Notaresco, come detto, 2-3, rinviata a data da destinarsi Pineto Castelnuovo. Vediamo la classifica, molto 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 provvisoria. Campobasso 39 punti, Notaresco 35, Castelnuovo 34, Vasto Girardi 30, 29 punti per Castelfidardo e Cinzia Albalonga, 26 punti per Rieti e Vastese, 22 punti per Recanatese ed Aprilia, 21 punti per Monte Giorgio e Tolentino, 20 punti per il Matese, 19 punti per il Fiuggi, 17 per il Pineto, 10 per il Giulianova, 3 per la coppia Atletico Porto Sant'Elpidio, Olimpia Agnonese. Io direi, Roberta, di partire proprio dalle immagini della tua gara. Giulianova Vastese 1-1, ci vediamo il servizio della partita. Termina 1-1 il derby tra Real Giulianova e Vastese, giocato al Campo Castrum per via dei lavori di manutenzione al manto erboso del Fadini. Un pareggio giusto, quello maturato al termine dei 94 minuti, che fa registrare una Vastese non in palla come nelle ultime uscite, e un Giulianova che, seppur in difficoltà nella prima frazione, dimostra di essere capace di reagire nella ripresa. Nel Giulianova, oltre ai vari Ranellucci, Battilana, Amadio e Padovani Selin, che non rientrano più nel progetto societario, Bitetto deve rinunciare agli infortunati Tipaldi e Tedone. Tra i pali spazio a Mora, a centrocampo rientra Danna, mentre la coppia d'attacco è composta da Cesario e Paudice, con Barlafante che parte dalla panchina. L'ex D'Adderio lascia in panchina per turnover Martinez e Francese, inserendo dal primo minuto Meola a centrocampo e Martiniello in avanti in coppia con Mamona. Un solo giro di lancette e gli ospiti si fanno subito pericolosi, con Martiniello che approfitta dell'errore di Caso in disimpegno e Pennello
Bella, un lob a scavalcare Mora che si stampa sulla traversa, brividi per il Giulianova che riesce a contenere le fonti di gioco vastesi ma non ad imbastire una manovra pericolosa. Bisogna attendere la mezz'ora per una reazione quando Cesario tenta la girata sotto misura con la sfera che viene ribattuta in calcio d'angolo. Ancora Giulianova al 37esimo con Paudice che in contropiede impegna Di Rienzo. La gara è godibile e agonisticamente combattuta da entrambe le squadre. Un minuto più tardi si accende Mamona che riparte in velocità a spazio il numero 10 vastese che salta un avversario e va alla conclusione, ma Galli è provvidenziale e salva il Giulianova. L'appuntamento col gol però è solo rimandato di qualche minuto. Al 44esimo infatti Mamona è velocissimo a raccogliere la respinta sul tiro di Martiniello e a piazzare la girata vincente per l'1-0 ospite. La ripresa fa subito sussultare i tifosi che intanto si sono assiepati numerosi sul ponte adiacente lo stadio. Passano appena 19 secondi e ancora Mamona sfiora il raddoppio con Mora che distinto si salva con la punta delle dita tenendo a galla il Giulianova. La risposta dei locali al 9° minuto quando D'Antonio dalla sinistra imbecca Paudice, ma la conclusione è da dimenticare con la sfera che si impenna e l'occasione per il pari sprecata. Col passare dei minuti però la tenuta della Vastese, complici anche gli impegni ravvicinati, cala e il Giulianova si fa più pericoloso. Al quarto d'ora Danna pennella il traversone in aria per il neoentrato Antonelli che viene fermato da Di Rienzo fallosamente secondo il direttore di gara Guerra che ben appostato indica il dischetto senza esitare. Dagli 11 metri Paudice spiazza Di Rienzo e riequilibra le sorti del match. Ora i locali galvanizzati dal pareggio insistono e al 22esimo Cesario troverebbe anche il gol del sorpasso ma la rete viene annullata per fuorigioco. Girandola di cambi poi per i due tecnici con D'Addario che richiama Martiniello per Francese e Bitetto che sostituisce Danna e Cesario con Cipriani e Barlafante ed è proprio il classe 2000 a mettersi maggiormente in luce nel finale di gara. Al 42esimo se ne va in contropiede e trova il filtrante che spacca la difesa vastese ma Paudice si fa anticipare da Di Rienzo in uscita. Passano 5 minuti e ancora Barlafante se ne va in velocità, resiste alla pressione vastese ma non s'avvede dei compagni a centro area che avevano seguito l'azione e sceglie la conclusione personale col diagonale che sfila sul fondo. È di fatto l'ultimo sussulto del match, un pareggio che non serve a nessuno in chiave classifica ma che allunga a 9 la striscia di risultati utili per la Vastese e dà morale ad un Giulianova più conscio delle proprie possibilità di salvezza. Beh, probabilmente numeri alla mano hai ragione te quando dici un pareggio che serve a poco ad entrambe, però è anche vero che la Vastese allunga ancora e sta per arrivare in doppia cifra i risultati utili e questa è una partita che per come si era messa con il vantaggio della Vastese al Giulianova serve per provare a crederci. Esattamente quello che sottolineavo nel finale, ovvero che se guardiamo la classifica dimezzare la posta in palio non serve un po' a nessuno e quindi non accontenta nessuna delle due squadre, però la Vastese può comunque dire insomma di aver raggiunto il 9° risultato utile consecutivo, cosa che è sicuramente molto importante, anche se oggi la squadra di D'Addario ha fatto un passo indietro sulla prestazione rispetto alla brillantezza di cui avevamo parlato proprio della Vastese nelle ultime uscite, probabilmente anche un po' gli impegni ravvicinati ha avuto un calo soprattutto nel secondo tempo già sabato contro il Rieti qualcosa probabilmente a livello di ritmo era mancato E anche insomma nel corso del primo comunque il Giulianova era stato bravo ad arginare in qualche maniera le fonti di gioco della Vastese. Un po' più di difficoltà avevano fatto su Mamona che ad un certo punto si è acceso e aveva un po' illuso la Vastese, ma poi la formazione di Bitetto è uscita nel secondo tempo ed è sicuramente un punto molto importante per il Giulianova sul piano morale. Sia per come è arrivato perché comunque la squadra ha saputo reagire nel corso della ripresa sia perché nel finale poteva, come avete visto dalle immagini, anche addirittura portare a casa l'intera posta in palio. Senti Roberta, ti faccio una domanda, poi la giro anche ad Andrea, poi sentiremo ovviamente le interviste degli allenatori, vedremo la moviola, ascolteremo anche l'intervista al DG Teodoro che è realizzato subito dopo il triplice fischio, ma ti chiedo se il ritorno
quanto dice Sario ha dato quantomeno un peso offensivo diverso a questa squadra? Ti dico di sì, anche perché oggi è stato molto importante, non solo in fase, diciamo, avanzata, ma anche in fase di ripiegamento. Era un po' da tutte le parti e spesso e volentieri era lui a liberare l'area del Giulianova nelle occasioni pericolose della Vastese. Andrea, il ritorno, come detto, di Cesario, ma soprattutto la sensazione che questa sia una squadra che, benché in difficoltà in classifica, l'abbiamo visto prima, dà degli ottimi segnali, quantomeno di vivacità, di... cioè non è una squadra che ha tirato i remi in barca, tutt'altro. No, io continuo a dire che il problema principale in questo momento è che non ci siano tutti i giocatori a disposizione, al di là ora dei quattro andati via, ma anche oggi ne mancavano diversi, e questo comunque si fa sentire in un organico che è ancora... fa strano dirlo, qui comunque c'è la responsabilità della società, un organico che è ancora in costruzione o in ricostruzione, perché quando a pochi giorni dalla chiusura del mercato quattro giocatori vengono mandati via, peraltro sì, di un certo spessore, Renduccia l'infortunato, Battilana. Amadio, sì, beh, Battilana comunque un under, Amadio che è un portiere over, fa specie, peraltro bocciato. Poi dopo Padovani, quell'errore. Questo Padovani che doveva rappresentare l'attaccante, che praticamente è andato e venuto. Sì, poi si è fatto male anche lui, però ecco, le due partenze principali sono Ranelucci, che era fuori da un po' di tempo, e Amadio, portiere titolare over, forse bocciato per quel gol preso a Vasto Girardi, ma non penso solo per quello, forse c'è la scelta di giocare con un under in porta, però sta di fatto che tanti giocatori continuano ad andare via e tanti giocatori continuano ad arrivare. Quando questa, diciamo così, problematica di chi parte, chi viene, gli infortunati eccetera si sarà sanata, probabilmente Bitetto, che io ripeto ha inquadrato la squadra, io penso che Giulianova riuscirà ad avere anche più continuità, non solo di prestazioni ma anche di rendimento. Cesario, per una squadra che deve salvarsi in Serie D, penso che possa essere un centravanti titolare di discreta affidabilità, il centravanti di cui Giulianova ha bisogno, perché c'è un po' di anemia lì davanti e c'è bisogno di un giocatore che la butti dentro con costanza. Oggi ha fatto gol, però è stato annullato contro il Vasto Girardi, al debutto ha fatto gol, quindi è un giocatore che in area di rigore si sa fa sentire. A proposito di gol annullato, che abbiamo appena visto, vediamo i due episodi da Moviola che hai selezionato. Sì. Roberta, partiamo dal rigore. In ordine di tempo, il rigore per il Giulianova che permette a Paudice di impattare. Esatto, c'è un fallo di Prisco in area, c'è un traversone di Danna, c'è il fallo di Prisco in area su Antonelli, che era appena entrato a rilevare D'Antonio. Questo è l'arbitro era tra l'altro molto vicino all'azione, ha indicato dischetto del calcio di rigore immediatamente senza esitazioni. Andrea, dicevi netto? Beh, trattenuta, sì, anche secondo me braccio. È un intervento imprudente. Sì. Non ci sono state, ad onor del vero, nemmeno grandi proteste da parte della Vastese. Sì. Molto più complicato stabilire invece la giustezza della seconda decisione, esatto, ovvero il gol annullato a Cesario. Sì. Lo vediamo, quella su cui ci basiamo più che altro è una sensazione, nel senso che nel momento in cui Paudice tira, Cesario a me pare, per il tempo che passa, il momento in cui si apre inquadratura, a me pare che sia al di là della linea dei difensori della Vastese. Questo è Sono più d'accordo. Complicato, però probabilmente è così. Mi sembra decisamente perché avanti. Viene da dietro Barbarossa, effettivamente. E anche le proteste di Cesare sono tendenzialmente poche. Sì, poche, sì, anche in questo caso, sì, è vero, anche in questo caso non ci sono state grosse proteste. Va bene, ci ascoltiamo, ecco, lo rivediamo, il momento in cui Paudice tocca il pallone. E ci ascoltiamo i due allenatori, Leonardo Bitetto e Fulvio D'Addario, che oggi tornava a Giulianova, non al Padini. Ha ricordato anche un po' i vecchi, sì, tempi. Sì. Non è tornato al Padini, è tornato in un altro campo che forse conosce molto di meno, forse quasi per niente, però insomma era un ritorno per Fulvio D'Addario a Giulianova. Li ascoltiamo, gli allenatori.
Il primo tempo è stato, e si vedeva anche da dietro, sembrava che le gambe tremassero a tutti, c'era molta approssimazione nel giocare la palla. Poi nel secondo tempo sinceramente abbiamo cercato di recuperare e ci siamo riuscite. Poi addirittura negli ultimi 20 minuti, anche con gli innesti nuovi, freschi e bravi, potevamo anche addirittura chiudere in vantaggio. Barlafante non era al top della condizione, il suo ingresso in corso d'opera, diciamo così. Sì, è entrato nel momento opportuno, a tal punto che poi in quei 20 minuti, come dicevo prima, ha creato, anche perché ha approfittato degli spazi che lasciavano gli avversari, e lui in quello è bravo, poi lui deve continuare, così come anche tutti gli altri. Oggi è stata una partita pareggiata, però almeno l'abbiamo vissuta in maniera intensa dall'inizio alla fine. Che cosa si porta a casa di buono Bitetto dopo questa prestazione? No, la prestazione in generale, la prestazione, perché non abbiamo lasciato nulla di intentato. Oggi volevamo cercare di vincerla. Diciamo che la prima parte potevamo far meglio, poi nella seconda parte loro hanno fatto bene, ci hanno messo anche in difficoltà, potevano andare forse anche dopo l'1-1 anche in vantaggio, e quindi bisogna essere obiettivi. Oggi abbiamo fatto un passo indietro, ma un passo indietro rispetto a tutte le altre prestazioni, proprio sotto il profilo della fisicità, ma non perché siamo calati fisicamente, perché abbiamo risentito di queste due partite con la neve e quest'altra, quindi questo ha inciso nella seconda parte. Non eravamo brillanti come al solito, altrimenti avevamo avuto delle opportunità per ripartire molto meglio, e lì abbiamo sbagliato, quindi qualcosa di stanchezza c'è. Ma il campo già era diverso, e che certamente vuol dire che siamo caduti in basso tutti quanti, e quindi sia voi operatori e quindi giornalisti, noi allenatori e la squadra. Dispiace, perché i miei ricordi non sono tanto legati al calcio giocato, sono legati alle persone di Giulianova. I figli che sono nati qui? Sono appena arrivati, sì, appena arrivati, hanno fatto l'asilo qui, e ricordiamo tutti quanti con grande orgoglio di essere stati qui a Giulianova, e nello stesso tempo di avere ancora degli amici, e dopo 22 anni ancora mi fa piacere rivedervi e rivedere quelle poche persone che mi sono venute a salutare. Questa è l'intervista, peraltro, peraltro, insomma, per chi fa il nostro di mestiere, oggi era anche un confronto tra due allenatori che a me piacciono tantissimo, oltre che per la loro preparazione, Bitetto e D'Addario, perché un po' esulano dal linguaggio proprio calcistico in senso stretto. Sono anche persone che riescono ad andare anche un po' oltre. Peraltro tu oggi per il momento ci scrivo, va bene al Castrum, dal Ponte si vede benissimo. Infatti. Te l'hai inserito in una clip del tuo servizio, hai messo... Cioè praticamente man mano che la partita andava avanti, alcune persone che sono... Il Ponte sul Tordino. Mi raccomando, tutti a distanza. Eccoli qua. Si riempiva. Eccoli qua. Quindi da lì, a parte il palo dell'illuminazione che forse dà un po' fastidio, però ma lì si vede puoi la anche... curva Tordino, quella che abbiamo rinominato come la curva Tordino. Ah, la curva Tordino si chiama, ok, perfetto. Mi raccomando ragazzi, sempre a distanza, almeno con le mascherine, siamo attenti, dai, con le mascherine, certamente, e poi la partita si può vedere, come vedete, in mille modi. Peraltro oggi insomma era anche un mercoledì soleggiato, eccole qua le immagini, era anche un mercoledì soleggiato, non fa freddo. Forse quelle piante un po' danno fastidio alla visuale proprio dettagliata, però insomma c'è possibilità di guardare anche in questo modo la partita. Andrea, non ho capito. Però ho visto portare la mascherina, molti erano distanziati. È perfetto. Sì, sì. Giulianova è in zona arancione come tutta la provincia di Teramo. Perfetto. Quindi... Sì, è un modo... puoi vedere che adesso hanno richiesto per giocare... La petizione per giocare al Castro. Sappesi un po'. Ecco, vedete, distanziamento e mascherina. Scritto. Sì, perché poi... Sai perché? Perché nel corso poi della partita...
più quando nel secondo tempo il Giulianova attaccava da questo lato, i tifosi ci sono spostati dal lato del, di dove, e quindi, chiaramente per e quindi, vedere, certo, è ovvio. Si è appeso il ponte. È ovvio, assolutamente sì. Dicevamo, col Digi Teodoro oggi hai fatto un punto della situazione, te e Andrea, eravate in diretta, su mercato, non solo chi è arrivato, chi non dovrebbe arrivare, perché ha detto che per il momento non dovrebbe puntano, esserci nuovi, diciamo, arrivi. A recuperare quelli che devono ancora essere recuperati. Facciamo un po' il punto della situazione, la tua intervista al Digi del Giulianova, Franco Teodoro. Ci sono stati alcuni giocatori che hanno fatto delle buone prestazioni, altri sono andati via, ci saranno altri movimenti, direttore, in casa giallorossa? Per il momento siamo fermi così, dobbiamo aspettare l'arrivo e il rientro dei titolari che sono infortunati, la squadra è ben assestata in questo momento, dobbiamo solo far arrivare la condizione di alcuni giocatori, ci sono dei giocatori che ancora non giocano perché non sono in condizione, però io penso che è il gruppo che deve cementarsi, che deve migliorare e che affronterà il giro di ritorno in maniera più serena, perché non è facile giocare in una condizione di classifica come quella che noi viviamo, perché sia le squadre che ci hanno battuto precedentemente alla Vastese che la Vastese stessa gioca con uno spirito diverso, perché chiaramente quando si è con un bottino di punti e si fa fare una partita tranquilla tutto ti riesce molto più facile. Nella nostra condizione ogni palla diventa pesante, difficile, e questo condiziona molto la gara. Io sono sicuro che questo pareggio ai ragazzi darà quello spirito giusto per portarci a quella che noi agogniamo e cerchiamo di raggiungere ad ogni costo, che la salvezza. Immagino Ranellucci era infortunato di lungo corso, poi come mai anche le altre scelte di mandare via, se questi movimenti sono stati ufficializzati, vari Amadio, Battilana e Padovani Serin? La società ha fatto delle scelte, come mai? Abbiamo preso dei ragazzi più giovani, abbiamo svecchiato la rosa, sono scelte, diciamo, tecniche. Certo. La società si è sentita di operare in questa maniera e ha agito nel bene della squadra. Semplicemente sono delle scelte tecniche. Oh, Andrea, una scelta coraggiosa e anche molto apprezzabile da parte di Giulianova, che di solito si dice, sai, quando sei lì sotto magari ti serve esperienza, ti serve il giocatore magari che conosce la categoria, che magari riesce in alcune situazioni. Invece il Giulianova, pur essendo in una posizione comunque complicata, si affida, probabilmente punta su una next generation, dai, mettiamola così, per provare la risalita. Sì, mi viene da pensare che però prima c'erano tanti giocatori esperti, forse una squadra anche con un'età media più alta, e i risultati sono stati per tanti motivi negativi, quindi diciamo questa equazione non ha funzionato a inizio stagione. Quindi insomma, ma non ha funzionato, penso, per altre problematiche. Voglio dire, Cristiano Del Grosso, che era in organico, allenato dal fratello Federico. Cristiano Del Grosso è titolare in una casertana che in Serie C sta risalendo, quindi non è che si possa dire che Cristiano Del Grosso è venuto a Giulianova per svernare o non si è impegnato, e ci mancherebbe altro, perché per quanto è attaccato e sta dimostrando a Caserta di essere ancora un signor giocatore. Evidentemente c'erano altre problematiche che ora a Giulianova stanno cercando di risolvere. Vediamo, insomma, questa correlazione che ci può stare tra esperienza e cercare di salvarti a Giulianova non ha funzionato, ma ripeto, perché probabilmente a livello diciamo così, di scelta dei giocatori e questo continuo andirivieni, una situazione evidentemente che non è stata facile da gestire per l'allora allenatore Federico Del Grosso. Ora però il mercato si sta per chiudere, siamo prossimi al 26 di febbraio, quindi la squadra, tranne qualche innesto ora nell'ultimo momento, sarà questa, e con l'esperienza di Bitetto che ha inquadrato questo 11 si dovrà arrivare fino alla fine della stagione, tenendo presente che, come ho ricordato già domenica, non solo devi evitare gli ultimi due posti
cosa che è alla portata del Giulianova, ma se si guarda in alto, oggi la vittoria del Matese, cioè, vediamo la classifica, Fiuggi comunque una squadra importante, il Pineto risalirà, ritengo, il Matese sprizza salute da tutti i pori in questo periodo, idem il Tolentino. Se il Giulianova non si muove, non riuscirà a stare in quegli 8 punti per fare lo spareggio. Quindi Giulianova ora si rimetterà in sesto, ma poi deve iniziare a correre. Assolutamente. Roberta, in casa Vastese, ci dici chi ti è piaciuto di più, di meno? Sicuramente mi è piaciuto Mamona nel momento, soprattutto nel corso del tra la fine del primo tempo, cioè, in avvio di partita la Vastese ha approcciato meglio, quindi comunque in avvio di partita, e poi tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, non solo lui, perché comunque ci sono stati anche altri giocatori che ho fatto un nome per tutti, anche se con la prestazione generale della Vastese sicuramente oggi un pochino più sottotono rispetto alle ultime uscite. Tra poco, Roberta, dobbiamo fermarci per la pubblicità, poi passeremo a Rieti Notaresco, avremo anche il nostro Stefano Recanati, avremo anche un collegamento con un giocatore a cui evidentemente portiamo decisamente fortuna in casa Notaresco, però ti chiedo di inquadrarci per quanto possibile la situazione del Pineto. Perché notizia delle ultime ore, sono diventati 10, sì, i casi di positività. Sì. È chiaro che noi abbiamo avuto domenica Marco Pomante in collegamento, che ci ha spiegato, insomma, che la situazione comunque non è semplice, perché lavori e poi comunque c'è, non è facile andare avanti e avere una continuità di lavoro. Adesso sono diventati 10. È evidente, sì, che i recuperi adesso cominciano ad essere, le partite da recuperare cominciano ad essere tantissime. Se sì, non erano, sono 6, siamo arrivati a 6. Sono 6 in questo e saranno 7 con la prossima, in cui ci sarà. Jacopo, scusami. Sì. No, solo per dare una notizia, perché è fresca, ringrazio anche chi me l'ha segnalato da casa, perché sì, il mercato è stato prorogato al 31 marzo. Quindi questa attività ce la portiamo avanti fino al 31 perfetto marzo. Quindi sì, dal 26 al 31. Dal 26 al 31 marzo. Ci aiuti ad inquadrare in questo momento la situazione? Perché la situazione sembra un mini focolaio. Anzi, neanche troppo mini. All'inizio magari potevamo parlare di mini, adesso è proprio un focolaio, perché comunque, come dicevi tu, i casi da 7 sono arrivati a 10, la situazione non è purtroppo affatto semplice, anche perché di questi 10 uno soltanto è riconducibile ad un membro dello staff, mentre tutti gli altri sono giocatori, per cui adesso la società sta capendo anche quindi sospendere gli allenamenti, quindi l'attività che attualmente mi risulta per il momento sospesa, e eventualmente se e come riprendere con i giocatori che non sono positivi e che non sono entrati a contatto, diciamo, con il resto del gruppo squadra da adesso in poi. È sicuramente una situazione complessa da gestire sia per Marco Pomante, che a questo punto continua a rinviare l'esordio sulla panchina, e sicuramente neppure per il presidente Brocco e la società, a cui voglio comunque augurare, insomma, certo, di poter, insomma, esprimo la mia vicinanza sia ai giocatori che lavoriamo alla, ovviamente alla soprattutto società. A chi in questo momento ovviamente non è in una situazione di salute, esatto, come esatto, sarebbe giusto che sia. Adesso bisogna quindi capire se e come ricominciare, e poi sicuramente, cioè, ricominciare gli allenamenti, sicuramente, ecco, la partita contro il Vasto Girardi sarà rinviata, non si sa a questo punto se si tornerà a giocare il 7 di marzo il derby casalingo contro la Vastese, che a questo punto è a rischio ulteriore, perché ci sono stati appunto dei nuovi casi.
casi, per cui anche quando riprenderà se si riprenderà a giocare bisognerà vedere anche come il Pineto potrà riprendere a giocare, con quali giocatori, che forze avrà. La situazione sicuramente è complicata, sia da un punto di vista, ovviamente adesso si pensa alla salute in primis, certo, però anche da un punto di vista calcistico la situazione è abbastanza complicata. Vedremo, vedremo. Un grande in bocca al lupo al Pineto, ai ragazzi, insomma tutto lo staff che in questo momento ovviamente non possono scendere in campo, e ne avrebbero certamente tutti voglia, ma non è possibile. No, la vera fortuna nella sfortuna è che è saltata per neve la trasferta di Campobasso. Sì, vero, verissimo. Noi ci siamo per fermare per la pubblicità, ma evidentemente poi gli faremo, Andrea, una card ufficiale special al capocannoniere del girone F, il Pocho Banegas. Ciao Pocho. Ciao a tutti, buonasera Jacopo, buonasera a tutti. Ciao, ciao, ben Pocho. Visto, ciao Pocho. Io, non per tirare acqua al nostro mulino, lungi da me, però insomma che noi ti chiamiamo prima o dopo che tu giochi, mi pare la coincidenza tra il collegamento con noi e le reti in campionato abbastanza sospetta, ecco, mettiamola così. Portate bene, esatto. Va bene. Pocho, aspettaci un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità, a rientro ovviamente, l'ampia pagina su Rieti Notaresco, a tra poco. Di nuovo insieme, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, apriamo la parentesi di Rieti Notaresco, di nuovo buona serata a Ezequiel Banegas, ciao Ezequiel, di nuovo neo capocannoniere del girone F. Buonasera, grazie dell'invito come sempre. Loviso, Cardella, Mercai, Banegas, poi chiediamo ad Andrea di metterceli in classifica per vedere chi ha più probabilità di vincere questa speciale classifica. Io non so se è in collegamento, ne abbiamo un altro di collegamento, credo, tra poco lo vedremo, con Stefano Recanati che tra poco sarà candidabile per un posto alla Regione Lazio, perché le trasferte di Rieti, Fiuggi, Alba Longa, passa più tempo nella Regione Lazio, eccolo qua, Stefano, a quando la campagna elettorale per qualche posto istituzionale nella Regione Lazio? A mai, buonasera a tutti. A mai. E noi volevamo però, il comitato elettorale. Ci vediamo al tuo servizio, ci vediamo al tuo servizio. Il Notaresco vince 2-3 sul campo Gudini di Rieti, il servizio ovviamente di Stefano Recanati. Il Notaresco espugna il Gudini di Rieti battendo gli Amaranto Celesti per 3-2, dove la squadra di Epifani è stata brava a sfruttare al massimo le azioni create nell'arco della partita. 3-5-2 per Stefano Campolo, che rispetto alla gara contro la Vastese inserisce Sedak per Brumat e Galvagno per Signate. In panchina il nuovo arrivo Prandelli. Nel 4-2-3-1 di Massimo Epifani, spazio per Palumbo alle spalle di Olcese, assente Bianciardi per squalifica, mentre rientrano Frulla e Massarotti. Fischia Silvera di Valdarno. Parte subito forte il Notaresco, che al decimo minuto è già in vantaggio 2-0. Al quarto minuto ripartenza veloce di Palumbo, bravo ad appoggiarsi per la corrente Banegas, ma la conclusione a botta sicura dell'argentino viene deviata in angolo. Dalla bandierina si fa perdonare il fantasista che, lasciato solo in area di rigore, batte Scaramuzzino. Il tempo di rimettere in gioco la sfera e il Notaresco raddoppia. Olcese, smarcato in area di rigore, non riesce a concludere. La sfera arriva sui piedi di Marchionni, bravo di prima intenzione a mettere il pallone sotto il 7. Avvio shock per il Rieti, che prova una timida reazione al 17esimo con Orchi, il capitano, bravo sul secondo palo a farsi trovare pronto, meno sull'indirizzare la palla in porta. La partita gode di un buon ritmo con il Rieti che si catapulta in avanti, ma il Notaresco ad avere l'occasione per chiudere già l'incontro con la punizione di Frulla che finisce a un lato di un niente. I pericoli per gli abruzzesi arrivano ancora ad azioni d'angolo, come al 37esimo, quando i padroni di casa la riaprono con il colpo di testa vincente di Montesi. I riatini ci credono adesso e sfiorano immediatamente il pareggio con Tomassone, ma il tiro dell'attaccante non trova per questione di centimetri la porta. Prima dell'intervallo occasionissima per il Notaresco, ma la conclusione di Olcese a botta sicura viene salvata da Scaramuzzino con l'aiuto anche della traversa. La ripresa riparte con gli stessi 22 in campo e con il Notaresco pronto a far male, ma Olcese, liberato al tiro da Marchionni, non trova lo specchio della porta. Fiutato il pericolo, il Rieti prova a riversarsi tutto in avanti con la squadra di Campolo pericolosa al decimo con Orchi che conclude al lato. Ancora Rieti al 12esimo da calcio piazzato con Montesi, ma questa volta tra lui e il gol ci sono i guantoni di sci, che salva il risultato.
Montesi, tre minuti più tardi, è protagonista in negativo per i suoi quando cicca clamorosamente la sfera e dà il via alla ripartenza di Banegas, che arriva fino al limite dell'area e con il mancino batte Scaramuzzino. Con il triplice vantaggio la partita sembra finita, viste le difficoltà dei padroni di casa a rendersi pericolosi, ma come un fulmine al ciel sereno arriva il gol che dimezza lo svantaggio, punizione di Tomassone che trova libero in area di rigore Scogna Miglio, abile con il piattone a mettere in rete. Protestano i rossoblù per una presunta posizione di fuorigioco. Il gol però non dà la carica ai reatini, che anzi rischiano di capitolare ancora una volta al 43esimo quando Cancelli, messo giù in area di rigore, viene ammonito per simulazione dal direttore di gara. Al triplice fischio finale, gioia in casa Notaresco, che con questa vittoria scavalca in classifica il Castelnuovo e adesso si trova a meno 4 dal campo basso, e domenica prossima al Savini arriva il fanalino di coda agnonese. Oh, queste le immagini, poi sentiremo anche le voci la voce di Massimo Epifani nel post gara. Ezechiele, io devo essere sincero, oggi sono arrivato in redazione, a un certo punto ero davanti al computer, ho alzato lo sguardo, era appena iniziata diretta stage 02. Cioè, quando le partite si incanalano proprio nel migliore dei modi, poi però ve la siete andati anche un po' a complicare, eh. Sì, è stato un male, diciamo, sbloccarla e fare due gol subito, perché dopo manca tutta la partita, è normale che loro escono un pochino, vengono fuori, e tu magari ti accontenti, vuoi gestire un attimo il risultato, prendi il 2-1 e si riapre la partita. Quindi è stato un bene, perché comunque era una cosa che dovevamo migliorare da inizio, le partenze, che di solito partivamo in svantaggio, comunque da sbloccarle dopo, invece adesso le ultime partite stiamo cercando di migliorare questa cosa, di fare la partenza forte, e oggi siamo riusciti fin troppo, perché già in 10 minuti eravamo 2-0 e dopo mancavano ancora quasi 85 minuti da giocare, però dopo comunque, al di là delle azioni che abbiamo avuto, penso che abbiamo fatto una buona partita a livello offensivo e anche difensivo, perché abbiamo preso solo due gol su palle inattive, altrimenti non sono mai stati pericolosi, diciamo, almeno non avevo questa sensazione dal campo che potevamo prendere gol in un'altra maniera. Potevamo magari concludere contro una difesa che nelle ultime due gare non aveva preso gol. Sì, 0-0, le ultime due 0-0, quindi penso che abbiamo fatto molto bene in maniera realizzativa. Potevamo fare, ovviamente sempre si può fare meglio, potevamo fare qualche altro gol, però va bene così, insomma. Ti scrivo, Banegas, vieni a Giulianova che è uguale a Buenos Aires. Provo a convincerti, ovviamente in tutti i modi, chiaramente. Io anch'io probabilmente proverei a convincerti, soprattutto perché, lo rivediamo, grazie a Maurizio da qui, Karim Finotto in regia, se i gol sono così, ripartenza, cerchio di centrocampo, volata e poi rientri sul sinistro, trovi lo spazio. Io devo dire la verità, vista live durante il servizio, pensavo che avresti mirato sul secondo palo. Anche il portiere secondo me ha pensato. Giustamente. No, perché sì, perché di là di solito uno calcia sul secondo palo a giro e a cercare il palo più lontano, no? Invece fa il passo e dopo calcio sul primo. Quindi niente, sono contentissimo dal presente, da come sta giocando la squadra, come stiamo migliorando il gruppo, al di là che è stato praticamente un gruppo nuovo e sta venendo fuori, stiamo lavorando molto bene col mister, con lo staff, e quindi siamo molto contenti. Stefano, che gara è stata? Subito, come abbiamo detto, subito in discesa, ma che il Notaresco si è sudata, perché poi quando sembrava essersi incanalata nei binari giusti, cioè dopo il gol del 3-1 è uscita fuori questa punizione dove anche nell'occasione del primo gol abbiamo visto una difesa, a mio avviso, non troppo attenta, che ha preso poi questi due gol da calcio piazzato e ha fatto arrabbiare anche il mister. Però ripeto, il Notaresco ha fatto una partita eccezionale sotto ogni punto di vista, a parte questi due lapsus in difesa, perché è riuscita subito a sbloccare la gara. E Jacopo, ti ricordi sabato quando abbiamo visto il Rieti? Se poi non riesci a sbloccare subito la partita con queste squadre, e poi è difficile, perché se vogliono prendere il punto e non vogliono scoprirsi, poi non fai gol. E una volta trovato il gol del vantaggio,
bene il secondo, quindi il 2-0, poi loro si aprono e hai tutti quegli spazi per fare quelle ripartenze. Nel video io non ho messo un'azione dove il Pocio, e me lo può confermare, lì avrei giurato e avrebbe tirato sul secondo palo, cioè in un'occasione dove era arrivato nella stessa posizione e invece di fare la tripletta, che secondo me la faceva oggi mettendo la palla sotto l'incrocio, ha passato facendo volendo far fare gol al compagno. Lì ha peccato un po' di altruismo e secondo me l'egoista dell'attaccante lì ci voleva e secondo me si portava a casa pure il pallone, perché secondo me faceva gol sul secondo palo. Confermi? Sì, sì, sono d'accordo, però ovviamente uno capisce che anche i compagni vogliono fare gol, è stata un'azione veloce nel secondo tempo, una ripartenza, ma dice perfettamente Stefano, potevo calciare perché il difensore mi aveva tolto il primo palo, quindi potevo tirare benissimo a giro sul secondo, ho scelto di passarla e non è andata a buon fine, però comunque so che magari dopo, se un altro compagno si trova in quella situazione, me la passa, quindi è un po' è un dare avere, insomma, bisogna anche sapere avere questo altruismo, che poi prima puoi stare in una posizione, poi magari ti trovi nell'altra e te la passano e fai con la porta vuota. Però forse hai perso un tempo di gioco per fare quel passaggio, diciamo sì, la verità. Sì, sì, sono d'accordo Stefano, potevo dare anche la sovrapposizione che mi era venuto sopra Manzala, sì, sì. Però dopo che avevo perso il tempo potevo tranquillamente tirare. Ti scrivono col pubblico di Giulianova Banegas come Milito. Ormai c'è una fantasia delle persone eccezionale. Stefano, ci fai vedere l'episodio da Moviola che hai selezionato? Sì, il rigore, poi il rigore sul finale non dato al Notaresco, che anche in diretta live sembrava netto, eravamo quasi sul finale, ecco, su Cancelli, ammonito, ma tutto c'è tranne che l'ammonizione per simulazione in questa occasione, dico la verità, guarda il calcio c'è. C'è un calcetto, ragazzi. Secondo me voglio anche l'opinione di Roberta e di Andrea, secondo me, lo rivediamo, l'arbitro, allora il contatto c'è, però secondo me l'arbitro, che è molto vicino, è stato un po' guidato dal fatto che l'entità del contatto non è così enorme da provocare quella caduta. Andrea, non so se sei d'accordo. Ma per me non è proprio rigore, per me mi spiace, ma si è buttato. Roberta? Sono d'accordo con Andrea, c'è un calcetto, ma non... Ma neanche lo tocca, dai. No, Andrea, eppure si è sentito. Si è sentito? Sì? Sì, sì, sì. Oh, Andrea, rigore netto. Eravamo lì, si è sentito. Posso dire io? Sì, sì. Guarda, io non ero al campo. A giudicare da queste immagini... Non mi pare neanche che lo tocchi, forse gli tocca appena appena il ginocchio, ma forse. Anche la caduta. Posso dire io? Sì. No, che a velocità normale, col rallent sembra che non lo tocca, ma in campo si è sentito proprio che l'ha toccato. Vedi, in velocità normale sposta palla e prende l'uomo netto, poi magari la caduta è esagerata, ma è rigore, per me è rigore netto, ovviamente da attaccante e della mia squadra sono leggermente certo. Di parte, però secondo me è rigore, cioè proprio anche parlando con loro, cioè loro sapevano che era rigore, nel senso un rigore che è molto fischiabile, a noi ce l'hanno sempre fischiato contro, quindi è un rigore che secondo me ci stava tutto, però va bene, dai, ci sta che l'arbitro, mi sembra che è proprio dietro Cancelli, quindi forse non vede il piede del terzino loro, no? Mi sembra che è un po' proprio dietro, quindi non... Vedi, l'arbitro è dietro, quindi magari non vede proprio il piede, se c'è un contatto o meno, però è molto vicino. Cioè... Contatto c'è, senza dubbio, perché io in campo me lo ricordo, è proprio... Poi c'era un mister che diceva, se il rivale alza le mani vuol dire che rigore sempre. Vedi, il 14 subito alza le mani perché vuol dire che è colpevole.
Ah, ok, ok, ok. Allora, no, Jacopo, scusami un attimo, sì, perdonami un secondo. No, volevo dire, perché poi il notaresco Epifani poi lo dirà, non so, non mi ricordo se l'ho messo, comunque dice del gol del 3-2, un possibile fuorigioco. Noi, io ho provato in tutti i modi a stringere, allargare l'inquadratura, purtroppo c'è quel palo a metà campo che non ci ha permesso di vedere quando è partito, però chiedo scusa perché il gol non è di Scognamiglio, ma è di Orchi, ecco qua. Di Orchi. Allora, visto che lo hai nominato, ci ascoltiamo le parole di Massimo Epifani dopo la vittoria di Rieti. Ma questa innanzitutto è una vittoria importante, perché venire qua contro una squadra che secondo me sta facendo un grande campionato e poi giocare su questo campo non è semplice, e venire con questa autorità a fare questo tipo di partita, anche con grossa qualità, e nell'interno della partita anche saper soffrire, perché questo è un campo dove ti iniziano a buttare le palle in area di rigore. Noi siamo stati bravi. Il gol, abbiamo preso il primo gol su un calcio d'angolo, abbiamo subito un blocco e può capitare. Il secondo, secondo i ragazzi mi hanno detto che era fuori gioco, però anche quello potevamo evitarlo. Però credo nell'arco della partita abbiamo avuto tante occasioni da gol, abbiamo fatto 3 gol belli, e credo che oggi sono soddisfatto. È quello che avevo chiesto alla squadra oggi, una grande partita, e l'abbiamo fatto, e ci proiettiamo già domenica, perché questo è un campionato che non possiamo nemmeno alzare la testa, che già c'è un'altra partita. Mister, poi sul finale c'era anche l'occasione per arrotondare anche il punteggio, purtroppo tante azioni in avanti non sfruttate anche per la voglia personale di far gol dei giocatori. Ecco, un Notaresco che comunque costruisce tanto e ha tante azioni durante l'arco dei 90 minuti. Di questo ne sono felice, perché oggi abbiamo fatto anche con grossa qualità le azioni da gol. E logico che alla fine, quando fai dei cambi, ci sono giocatori che vogliono dimostrare, vogliono far gol, e questo non va bene, ne parleremo domani, perché credo che questo è un gruppo importante, una squadra forte, e quando un allenatore ha l'imbarazzo della scelta penso che sia una cosa importante. Quando non dormi la notte prima della partita, che hai due dubbi, vuol dire che ho un organico importante. Queste le parole di Massimo Epifani. Saluti da Checco. Epifani come Guardiola, insomma, paragoni importanti. Peraltro prima era arrivato anche un messaggio proprio che riguardava Stefano. Sì, oggi non si è visto a Rieti recanati con il salvagente. 20 gradi, eccolo qua. Ecco. 20 gradi, faceva caldo? Mi sono andato a asciugare. Ma, però noi ce la mettiamo tutta. Ti sei lamentato della pioggia, ti abbiamo fatto uscire il sole, ma non ti va bene. Oggi non mi lamento. No, si è lamentato più Boris che non vedeva niente. Io non mi sono lamentato, è andata benissimo. Forse mi sono pure abbronzato. Ti sei portato avanti con il lavoro. Intanto da Vasto ci scrivono per i tifosi della Vastese. Baregas è come Ronaldo. Se lo stanno che litigando. Lui, essendo argentino, secondo me non è proprio un paragone, non so che gli piace assai. Non so con quale Ronaldo, credo che quello portoghese, non penso sia quello brasiliano. Cambia. Veramente il gol che ha fatto il secondo, il terzo del Notaresco, è un gol di Bagliano, sì. Perché è un mancino che tira sul primo palo, prendendo in controtempo il portiere. Quella è la giocata classica di Dybala, che anziché mirare sul palo lontano ti sorprende sul suo. Quindi quello poi è un mancino, e poi di questi tempi Banegas. Però Banegas fa gol e Dybala no. Comincia il limone da qualche parte. Allora, questo però, Roberta, me lo devi leggere te. Che... Banè, via Gigli e Casemagno Lupo Scebone. Ecco. Non ha bisogno, si mangia il pesce buono. Ecco. Vieni a Giulianova perché si mangia il pesce buono. Ecco. Su questo con la niente da dire. Soprattutto con l'hai detto esattamente come va pronunciato, con la pronuncia esatta. Io ho due. Fammi ti dire una cosa. Sì, Andrea. Ho due curiosità per il Pocio. Uno, mi sembra che lui stia segnando con una media che non ha mai avuto in carriera. Da cosa dipende? Da una sua maturazione o a Notaresco ha trovato condizioni tattiche, tecniche, ambientali
per giocare a questi livelli e segnare così tanto. E poi un'altra considerazione che estendo, non so se volete dire qualcosa anche voi, capisco che per Banegas può essere un po' più complesso, sono due partite che Olcese gioca titolare e va in panchina a Dos Santos. Mi chiedo se Epifani sta pensando di cambiare qualcosa nel sistema di gioco affidandosi a un giocatore più bravo, spalle alla porta, più fisico nel proteggere la palla rispetto a Dos Santos, che è un giocatore molto più bravo fronte alla porta, avendo poi due esterni che guardano molto la porta come Marchionni e come lo stesso Banegas. Quindi una domanda tattica e una domanda più personale per il Pocio. Va bene Andrea, allora la prima... Penso che siano tutte e due le condizioni, nel senso un po' la maturità, che uno inizia ad avere una certa età e quindi magari ti conosci di più, inizi a conoscere il tuo corpo e riesci a maturare, diciamo, e anche una questione ambientale. Ovviamente a Notaresco ho trovato tanta gente che ho già lavorato, a Francavilla, e in più ho trovato un mister che da quello che penso mi sta tirando fuori il meglio di me. Infatti non ho mai fatto nel girone d'andata queste cifre, il mio record è 16 in tutto un anno, ovviamente in questo momento sono a 10, ma penso che sia molto cioè siano tutte e due, un po' la maturità, un po' anche il fattore notaresco che mi fa sentire veramente come a casa. Sull'altra domanda tattica, penso che ovviamente Emiliano Olcese è venuto a migliorare la rosa, a darci una mano, a essere pronto quando il mister lo desidera, ma sappiamo comunque che c'è tanta concorrenza. Se vuoi fare un campionato importante, ovviamente soprattutto avanti, ma anche in tutti i ruoli abbiamo diverse scelte, come ha detto bene il mister prima nell'intervista. E quindi in queste due partite ha giocato Emiliano, magari per rifiatare Dos, poi ci sarà il momento che dovrà giocare Dos, poi queste cose ovviamente le dovrà dire il mister e non sono io a giudicarle, però il messaggio è quello, che tutti siamo importanti, tutti siamo, dobbiamo essere pronti quando veniamo chiamati in causa, ecco. In flash Pocio, ti chiedono sicuramente da Giulianova che attaccante è Cesario, vogliono sapere ovviamente magari che tipo di attaccante si devono aspettare. Michele è un grandissimo attaccante, molto completo, scherzavamo con lui e dicevamo che non gli manca niente, perché comunque bravo di testa, bravo col destro, sinistro, c'è un gran tiro, c'è un gran rigore che sempre nell'allenamento scherzavamo e ci allenavamo su quello, veramente non ne sbagliava uno, quindi è un giocatore che ho molto stima, è un bravissimo ragazzo e già si è visto subito la prima partita domenica scorsa, ha già fatto gol e penso che a Giulianova gli darà una grossa mano. Tra l'altro lui dice del rigore, c'è stato un siparietto tra lui e Paudice per tirarlo prima Tra Cesare e Paudice. Sì. Intanto ci scrivo, sognate, tanto Banegas resta con noi e ovviamente resta Notaresco. Pocio, noi ti salutiamo, ti ringraziamo davvero tanto, in bocca al lupo per il proseguo del campionato del Notaresco. Domenica avrete l'impegno interno contro l'Olimpia Agnonese, poi faremo anche un po' una scheda. Peraltro sono i quattro capocannonieri in questo momento. Stefano Recanati li conosce tutti perché oggi ho visto Banegas, l'ho visto, lo vede tutte le settimane. Cardella è sempre ad Albalonga e l'altro è Mercai, che ha visto a Castelnuovo fare una tripletta. Però questi sono i compiti per domenica, Stefano, che adesso non abbiamo tempo. Preparati. Non abbiamo tempo. Grazie Stefano. Grazie Pocio, grazie ovviamente al Notaresco Calcio che ci ha messo a disposizione Banegas per questa sera. Grazie Roberta. A proposito, volevi dire il fallo su Mamona nel finale di Giulianova a velocità normale, non è sembrato rigore. Ok, grazie Roberta, grazie Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Maurizio Daguì e Karim Finotti in regia, grazie alla squadra di TV6 che anche oggi, soprattutto, ecco la coppia che è andata a Rieti, Stefano Recanati e Loris Bennato, che si sono fatti chilometri, insomma, ma anche Roberto Polimanti che oggi ti ha assecondato in maniera egregia. Grazie per averci seguito, grazie soprattutto a voi, ci vediamo domenica alle 19:30 all'Abruzzo del Pallone, sempre canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.